Al comune di Oristano si è posto un dilemma iniziale, quello di adeguare o meno le indennità previste per il sindaco, il suo vice, gli assessori e il presidente del consiglio. Un problema che si pone anche negli altri comuni, in molti dei quali l'adeguamento verrà applicato senza tanti problemi. Non è così per Oristano, in quanto il capoluogo di provincia spunta parametri più alti previsti dalla legge nazionale che disciplina questa materia, poi recepita dalla regione. I compensi lordi stabiliti sono 9.660 euro mensili per il sindaco, 6.500 per il vice sindaco, 4.880 per gli assessori a tempo pieno e al 50% per gli altri. Tutto al lordo, si intende, partendo dagli impegni finanziari precedenti e tenuto conto del contributo regionale che verrà erogato per questa misura, per non intaccare le risorse del comune, gli interessati dovrebbero autoridursi gli emolumenti del 15-20%. A Palazzo Colonna e in quello degli Scolopi il confronto è in atto. Nonostante l'impegno di istituzioni e associazioni, i numeri sulla violenza di genere continuano a destare preoccupazione. Intanto, la Giunta Solinas ha approvato la ripartizione delle risorse destinate a supporto delle spese legali e di inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza. Il provvedimento assegna i fondi, complessivamente 100.000 euro per il 2022, in parti uguali ai comuni nei cui territori si trovano le case di accoglienza. L'intervento si inserisce in un quadro più ampio di misure e stanziamenti messi in campo a sostegno delle donne vittime di violenza anche in presenza di figli minori. Un'emergenza, quella della violenza, cresciuta nel corso della pandemia. L'aumento dei casi legati a questo terribile fenomeno, ha affermato l'assessore regionale Mario Nieddu, ci ha portati a rafforzare l'impegno sulle politiche di contrasto attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni del territorio. Una battaglia di civiltà che deve passare obbligatoriamente dalla crescita e dalla diffusione della cultura dell'antiviolenza su tutti i livelli. Nella Valle d'Apesca di martedì è sempre emergenza e questo nonostante l'accordo esistente tra pescatori, cooperative che in questi mesi sono al centro di vicende non tutte di segno positivo. Intanto la denuncia della Guardia di Finanza che ha ipotizzato il reato di frode per i contributi concessi in relazione al fermo pesca effettuato negli anni scorsi durante le esercitazioni militari di Capo Frasca. Di poche settimane l'attentato doloso nelle rive dello stagno di Corrositiri ha distrutto un ingente numero di reti da pesca e nasse speciali adatte per la cattura dei polpi. Ora i lavori sul ponte di collegamento con Sant'Antonio di Santadi, che dovrebbero avviarsi non appena concluso l'iter di individuazione dell'impresa appaltatrice delle opere, in tutto sono 66 che hanno presentato domanda. Potrebbe essere l'occasione per regolare il flusso delle acque, ora condizionato dalla presenza delle paratie che sono di fatto un ostacolo per lo scambio delle correnti, generando negli specchi d'acqua la mancanza di ossigeno. Sarà il Palazzo Arcais ad Oristano ad ospitare il museo e centro di documentazione della Sardegna Giudicale. La Giunta regionale, in quanto soggetto titolare del futuro museo, metterà a disposizione le necessarie risorse da destinare alla sua realizzazione e per le ulteriori opere che si renderanno necessarie per il suo funzionamento, con la forma di gestione più idonea che sarà individuata in accordo con i partner istituzionali coinvolti. Confermata oltre alla sede di Palazzo Arcais anche quella di Salluri, nell'edificio ex Monte Granatico. Nato in virtù della sua vocazione culturale legata alla valorizzazione delle testimonianze dell'epoca medievale e del valore identitario per la civiltà giudicale della Sardegna. L'Assessorato regionale della cultura svolgerà il ruolo di coordinamento per garantire un efficace ed efficiente avanzamento della progettazione e della realizzazione degli interventi mediante incontri periodici al fine di tenere costantemente aggiornate le parti coinvolte nella realizzazione di entrambe le sedi del museo.
Il sangue non si produce, ma si può esclusivamente donare. Ne è convinto anche il Consiglio Comunale di Arborea, che nei giorni scorsi ha approvato la mozione di sostegno, la promozione della cultura della donazione volontaria del sangue. Una mozione che impegna le istituzioni a promuovere una campagna di informazione e costante sensibilizzazione sul tema della donazione, in modo tale da coinvolgere le generazioni più giovani e garantire il ricambio generazionale necessario per sostenere un alto numero di donatori. Sostenere le iniziative fondamentali necessarie per accrescere la cultura della donazione, incentivando la partecipazione responsabile dei cittadini anche attraverso il coinvolgimento delle scuole. Essere di esempio per i giovani e la speranza di contribuire a trasmettere alla cittadinanza la cultura e il valore della donazione volontaria attraverso un gesto concreto di solidarietà, responsabilità, dedicando una giornata alla donazione del sangue. Nei giorni scorsi è stato finanziato dal MITE, il Ministero per la Transizione Ecologica, il progetto Prometheus. Proposto dal partenariato costituito dalle Università di Cagliari, Genova e Brescia, il progetto viene finanziato dall'Unione Europea con 3 milioni e mezzo di euro, di cui 1 milione e 700 mila destinati all'Università di Cagliari. Dura 3 anni e parte dal prossimo settembre. Prometheus si è piazzato al terzo posto in un contesto fortemente competitivo, con 38 proposte progettuali, di cui appena 7 finanziate. Il progetto è volto allo sviluppo di processi, sistemi e componenti innovativi di produzione, accumulo e utilizzo di idrogeno da fonti rinnovabili, spiega Vittorio Tola, responsabile scientifico e docente dell'Università di Cagliari al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali. Nel percorso di ricerca sono coinvolti anche i dipartimenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, di Scienze Chimiche e Geologiche. L'aspetto caratterizzante del progetto è lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di idrogeno da acqua di mare, così da limitare, in una prospettiva di produzione di idrogeno verde su scala globale, l'utilizzo di risorse idriche di rispetto, aggiunge il professor Tola. Ai lavori prendono parte gruppi di ricerca coordinati dai professori Giorgio Cau e Michele Mascia, Alfonso Damiano e Carla Cannas. Un'opportunità per chi volesse intraprendere un'attività agricola, ma anche per chi è già nel settore e volesse completare la sua impresa, potrà essere data dalla concessione pluriennale di terreni gravati da usi civici ed in particolare da 81 ettari siti in località Bara a Macomer. L'iniziativa è stata presentata alla presenza della Giunta al completo e dei rappresentanti sindacali del settore, dall'assessore competente Mariano Cadoni. L'iniziativa del Comune di Macomer è giunta dopo un piano di valorizzazione dei terreni comunali. Si è provveduto a suddividerli in categorie che avessero interesse di carattere economico, naturalistico, paesaggistico e culturale. Alla fine si è giunti alla individuazione dei terreni situati in località Bara, in tutto 81 ettari a vocazione agricola. All'interno si sono individuate le zone che hanno una vocazione specifica per colture o allevamento. A questo punto si è deciso di emanare un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per capire di che tipo e quante siano le richieste, preliminarmente all'assegnazione definitiva dei lotti di terreno. Nella zona potranno quindi essere impiantate colture ortive, serre, allevamenti di piccoli animali, eccetera. Potranno fare domanda a cittadini residenti a Macomer, compresi anche coloro che hanno già un'attività agricola, anche eventuali società o cooperative, purché abbiano la residenza legale in città. La scadenza del bando è abbastanza vicina, il 25 luglio. Una volta chiara la situazione delle richieste, verranno concessi i lotti per una durata di 10 anni. Quest'ultima concessione darà diritto ai contributi regionali e a quelli del PNRR. Venerdì 22 luglio, nel magnifico scenario del Teatro di Tarras, un nuovo appuntamento con il Festival Letterario dell'Archeologia, l'Isola dei Giganti, un viaggio lungo 3.000 anni. Si partirà alle ore 20 con Christian Greco, egittologo e accademico, direttore del Museo Egizio di Torino, che dialogherà con Sonia Borsatto. L'appuntamento di venerdì è un nuovo tassello letterario in chiave archeologica che arricchisce questa prima edizione del Festival Isola dei Giganti, ha spiegato il presidente della Fondazione Monteprama, Anthony Muroni. Attraverso queste occasioni puntiamo a valorizzare il territorio del Sinis in maniera accattivante. Il Festival Letterario procede nel segno della conoscenza e Tarros, ancora una volta, fa da sfondo a eventi che spaziano nella cultura dei popoli.
La collaborazione con Dromos, che parte dalla Fondazione Monteprama e dal Comune, dà luogo sempre più a itinerari di bellezza, scienza e spettacolo, sapientemente uniti tra loro per un'offerta ricca nel vasto panorama dell'estate 2022. Queste le parole espresse dal sindaco di Cabras, Andrea Abis.